minuti, ne ha facoltà. Grazie Presidente. Allora, in merito a questo ordine del giorno, ma ancora di più in merito all'intervento del collega Figliomeni, che ritornava sul discorso dello studio di fattibilità, allora, per come la vedo io e come immagino sia poi nella realtà delle cose, lo studio di fattibilità è funzionale alla cosa importante che è la variazione, la variante urbanistica. Perché se non si fa la variante urbanistica non si può fare tutto il resto. E se poi questa amministrazione è arrivata alla conclusione che è necessaria una variante urbanistica, è perché evidentemente chi aveva realizzato questa circostanza, questa situazione, quello che noi vediamo, l'ha fatto in maniera rocambolesca? Non lo so. Quindi se c'è stata la necessità di una variante urbanistica, si è trovato il mezzo più opportuno, più spedito, più veloce, più celere, che è quella di farsi approvare uno studio di fattibilità. Quindi parliamo di questo. Poi è chiaro, lo studio di fattibilità è il primo step, poi ci saranno tutti gli altri procedimenti e quindi i tempi saranno quelli che dite voi. È vero, i tempi sono lunghi, si poteva fare prima, collega Bugarini? Assolutamente sì, tutto è perfettibile. Però questa cosa è comunque stata fatta e non toglie il fatto che sia stata fatta adesso, non toglie il valore che ha. Quindi era una cosa che tutti ci aspettavamo, è stata finalmente fatta, valutiamo per quello che è e quindi io per questo ringrazio l'assessore e gli uffici che finalmente hanno prodotto questo atto che noi adesso tutti quanti approveremo perché stiamo tutti convenendo che è una cosa necessaria. In merito, collega, al suo ordine del giorno, che è vero e riporta le situazioni di non conformi, però volevo dirle che nell'ultima seduta di Commissione Commercio che si è avuta proprio riguardo questo argomento, erano presenti l'assessore municipale, altri tecnici, quindi questa situazione è nota. Quindi voglio dire, la notizia è data. In più il suo ordine del giorno non si limita a questo, poi entra nel merito su discorsi anche più generali, quindi il motivo per cui riteniamo del tutto forse non proprio e ci asterremo quindi per questo motivo. Grazie.